Se giocate da mouse e tastiera, questo piccolo numero fissa la maggior parte dei problemi di input per il mouse all'interno di Warzone e Modern Warfare 3, problemi di cui la maggior parte dei giocatori nemmeno è a conoscenza. Nel video di oggi vi mostro come applicare questa piccola correzione e avere finalmente una mira ideale e un tracking più preciso che mai, così da poter forse riuscire a competere contro il rottissimo aim assist da pad. Prima di partire, di recente ho realizzato un video sulle migliori impostazioni per Warzone e Modern Warfare 3, in cui mostro tutti i settaggi video, audio, interfaccia, come settare le varie sense su pad e anche come scegliere la migliore sense per chi gioca da mouse e tastiera. Vi consiglio di andare a darci un'occhiata, poi una volta ottimizzato il tutto potete tornare su questo video e procedere così con il fix per il mouse. Come prima cosa segnatevi la vostra sense in game, quindi andate in impostazioni, mouse e tastiera e su sensibilità mouse, mi raccomando, ricordatevi il vostro valore, nel mio caso è 2.90. Nel file di configurazione del gioco c'è un valore chiamato yaw, tradotto dall'inglese significa imbardata, non so se può rendere l'idea in qualche modo. Vi spiego brevemente di cosa si tratta. Semplificata all'estremo, è responsabile dell'accelerazione o della decelerazione della vostra mira in game e si basa principalmente sulla sense che avete impostato in gioco. Come prima cosa, questo valore non dovrebbe esistere, in quanto dovrebbe venire settato direttamente dal gioco, cosa che purtroppo non accade su Call of Duty. Già. Ma chissà come mai. Per correggere questo valore dobbiamo recarci in Documenti, Call of Duty, Players e poi dobbiamo aprire questo file qua, chiamato options.4.cod23.cst. Lo potete tranquillamente aprire con il blocco note, cliccando con il tasto destro apri con e poi blocco note, oppure doppio clic e poi apri con blocco note. Ora potete premere Ctrl F, oppure cliccare su modifica e poi trova, e scrivete yaw nella barra di ricerca, YAW, date invio e verrete rimandati a questa impostazione qui, Max Yaw Speed in Degrees for Gamepad and Keyboard, dove, come potete vedere, il valore di default è 140, ed è applicato appunto di default con la sense standard che c'è su Call of Duty, quindi se non sbaglio 6.5 oppure 8, adesso non mi ricordo benissimo. Quindi per ottenere questo valore qui non bisogna fare altro che prendere la vostra sense in game, moltiplicarla per il coefficiente di yaw e poi moltiplicare il risultato per 1000. Il coefficiente di yaw, fa sempre ridere quando dico questa parola, vabbè, il coefficiente di yaw equivale a 0.022, questo è il valore predefinito di Call of Duty e ogni gioco al suo, Apex al suo, Counter Strike al suo e via dicendo, ed è un valore che si adatta automaticamente alla sense che applicate in gioco. Ecco, su Call of Duty ci dobbiamo arrangiare noi, questo non succede automaticamente. Quindi per trovare il vostro valore ideale dovete fare questo brevissimo calcolo. La vostra sense, nel mio caso è 2.90, per il coefficiente di yaw, quindi 0.022, il risultato è 0.0638 e lo moltiplichiamo per 1000 in modo da spostare i decimali. Nel mio caso il risultato è 63.8. Cosa devo fare? Devo andare a inserire questo valore, quindi 63.8, al posto di 140. Quindi inserisco 63.8 e poi potete lasciare gli zeri successivi e faccio la stessa cosa anche alla voce Max Pitch Speed in Degrees for Gamepad, quindi 63.8. Dopodiché verificate che su Use Raw Mouse Input ci sia la voce True. Non dovete fare altro che fare questo brevissimo calcolo e rimpiazzare il risultato che vi viene fuori al posto del valore qui nelle virgolette, ok? Molto semplice. Ora salvate il documento ed il gioco è fatto. Velocissima nota per gli utenti PC che giocano da mouse e tastiera. Recatevi nelle impostazioni del mouse di Windows, cliccate su opzioni aggiuntive, assicuratevi che l'indicatore della velocità del puntatore sia esattamente al centro. Se dovete cambiare la velocità del vostro mouse, fatelo dal vostro software del mouse modificando i DPI, mi raccomando. E dopodiché, per concludere, togliete la spunta da aumenta precisione puntatore, che essenzialmente è l'accelerazione del mouse che si attiva, scombina tutta la vostra memoria muscolare e diventa poi più difficile diventare costanti nella mira. Ora, avviate il gioco e fate qualche test. Dovreste riuscire a notare la differenza nella vostra mira e nel movement in generale. Naturalmente, se cambiate sense, dovrete rifare lo stesso procedimento, ricalcolando poi il valore corretto. Il merito di tutto questo non è mio, ma di un utente che si chiama ChromeZ. Vi lascio il link al suo canale in descrizione. Lui ha realizzato un video di 10 minuti molto approfondito, molto dettagliato, quindi se volete approfondire andate a darci un'occhiata. Spero che tutto questo abbia avuto un senso e soprattutto che io sia stato abbastanza bravo a spiegarmi. Se sì, mi raccomando, lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale, lo apprezzerei davvero, davvero molto. Ultimissima cosa prima di lasciarvi andare. Se giocate da PC e volete trasformare radicalmente l'aspetto visivo del vostro gioco, tanto da vedere
perfettamente anche negli angoli più scuri al costo di 0 fps, beh, andate a dare un'occhiata a questo video qua. E noi ci becchiamo alla prossima!